5 rassegne, 3 mostre, spettacoli, conferenze, dibattiti e concerti dal vivo. Dal 28 al 31 agosto Pop Sofia torna al Castello dell'Arancia di Tolentino con Oppure Ridi, il festival dedicato alla filosofia dell'umorismo. Illustri filosofi, artisti e giornalisti indagheranno l'umorismo nell'arte e nella cultura attraverso la Pop Filosofia, che non è solo il titolo della manifestazione, precisa la direttrice artistica Lucrezia Ercoli, ma un genere della filosofia. Le 4 giornate del Castello dell'Arancia si pongono come fenomeno unico e inedito a livello nazionale. 4 giornate dedicate alla filosofia dell'umorismo. La Pop Filosofia, questo genere contemporaneo, si mette alla prova con il riso, con quella capacità tutta umana racchiusa nell'umorismo. Ovviamente nello stile Pop Sofia, quindi i fenomeni pop della contemporaneità, dal cinema alle serie TV fino agli ultimi fatti di cronaca, diventano oggetto di riflessione critica e, perché no, di umorismo e di ironia. Pop Sofia è diventata in poco tempo un punto di riferimento nel dibattito filosofico nazionale ed è riuscita ad appassionare e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. Le giornate presentate sono ricche di avvenimenti, di approfondimenti, ma anche di divertimento, quindi non è soltanto una serie di giornate di riflessione sull'umorismo, ma si potrà anche ridere attraverso il cinema e attraverso l'intrattenimento. La ricetta di Pop Sofia sembra essere dinamica, non c'è un punto di vista, come dire, che si stabilizza, è proprio, come dire, la battaglia contro la fissità del punto di vista, diciamo l'assioma su cui poggia Pop Sofia. Le personalità invitate, da Ghezzi a Curi, da Marcello Veneziani fino appunto a Musicultura, fanno presagire, diciamo, un successo di critica e di pubblico.